spero che non siate eccessivamente stanchi, comunque dovrebbe essere una parte un po' più rilassante. Vi farò una sorta di presentazione, vediamo un po' che cosa c'è, che cos'è soprattutto questa formazione online, assistenza online. Si tratta di capire appunto di che cosa è, ma non ci sono tante parti da memorizzare, per cui appunto lo sforzo sarà minore, perché poi le potete ritrovare tutte quante, compresa la spiegazione, perché appunto qualcosa che riguarda la spiegazione. Francesca vi ha fatto una panoramica di tutte le risorse della biblioteca, che stanno diventando sempre più elettroniche, quindi accanto ai libri e alle riviste tradizionali cartacee sono sempre più ebook, i journals, banche dati. Poi accanto a queste, che sono le risorse, le fonti tipiche della biblioteca, avete quello che potete trovare sul web, ci sono poi i motori di ricerca. Insomma, le fonti da cui trarre informazioni si moltiplicano. Da una parte questo semplifica la vita, perché avete molto più materiale a disposizione e lo potete consultare ovunque sul vostro PC. D'altra parte ci rendiamo conto che la ricerca bibliografica sembra più complessa, perché appunto bisogna anche orientarsi tra tutte queste fonti. Per questo motivo abbiamo pensato di aggiungere alla formazione e all'assistenza che comunque una biblioteca dà all'interno delle sue sedi, quindi quando venite in biblioteca trovate i bibliotecari, trovate i banchi informazioni, trovate i seminari e le occasioni di formazione che organizziamo. Al pari di questo abbiamo pensato di organizzare lo stesso tipo di assistenza anche online, in modo che sia disponibile quando e dove la volete, quindi sul vostro PC, anche se non siete in università. Che cosa vedremo quindi? Vedremo qui una breve panoramica delle modalità in cui abbiamo cercato di ottenere questo scopo. Attraverso la piattaforma di formazione e assistenza online, Biblio e-learning, che serve soprattutto per una formazione fai da te, cioè quando ne ho bisogno, quando sento di averne la necessità, vado sulla piattaforma, scelgo quello che mi serve o mi metto in contatto con il bibliotecario. Accanto, quindi si tratta di questa cosa, autoformazione. Accanto a Biblio e-learning, con i suoi tutorial e i suoi forum, che vedremo fra poco, ci sono i corsi e i seminari in e-learning, i seminari online. Quindi corsi veri e propri, l'equivalente di quello a cui siete abituati in aula, però organizzati online, diretti a singoli gruppi di studenti e utenti e organizzati in collaborazione con voi docenti o con i corsi di laurea. Infine vedremo un po' il futuro, cioè o comunque quello che serve un po' a voi, cioè per quei docenti che già erogano o comunque hanno una parte del proprio corso sotto forma di e-learning, come poter integrare le risorse della biblioteca, quegli ebook, quelle banche dati che abbiamo visto, ma anche l'assistenza dei bibliotecari alla ricerca bibliografica nel proprio corso online. Questo è quello che vedremo. Adesso lasciamo quindi da parte le slide e vediamolo. Chiudo un po' di cose. Okay. Parto dal sito della biblioteca, perché è un po' tutto il punto di partenza della biblioteca virtuale. Qui avete trovato il link a MetaBib e qui trovate anche il link a Biblio e-learning, che è la piattaforma che vi dicevo. Aprendola, in questo caso io sono già loggata, quindi si apre direttamente la piattaforma. La prima volta che vi loggate dovrete identificarvi con i soliti dati, sono sempre quelli, quindi come ID, il vostro indirizzo di posta elettronico, e come password, la relativa password. La primissima volta che ci entrate vi chiederà se volete iscrivervi, voi rispondete sì,
e dopodiché siete iscritti normalmente. La piattaforma è quella di e-learning dell'università, quindi per chi già la usa o come frequentatore di altri corsi o per i propri corsi è lei. E quindi il funzionamento è identico. Nella prima pagina, una contestualizzazione un po'. Che cosa trovate in BiblioLearning? Abbiamo detto ci trovate tutorial, quindi dispense e videoguide filmati su come funzionano parti della ricerca bibliografica, strumenti per la ricerca bibliografica e cose di questo genere. E trovate anche dei forum. Se pensate a questa piattaforma come a un luogo fisico, i forum potrebbero essere i famosi banchi di informazione, cioè giro, guardo, vedo un po' come è organizzata, se ho bisogno di orientarmi o se ho bisogno di capire meglio qualcosa che ho letto, qualcosa che ho guardato, chiedo attraverso il forum e mi risponderà il bibliotecario. Un po' un cappellino su tutta la formazione. Quello che vogliamo è costruire qualcosa che sia il più aderente possibile alle vostre esigenze. Quindi qualcosa, naturalmente, siccome siamo bibliotecari, conosciamo come funziona la ricerca bibliografica, conosciamo quali sono le nostre risorse, come funzionano, ce lo mettiamo di nostro, costruiamo noi i tutorial. Tanto altro vorremmo costruirlo assieme a voi, cioè che ci diciate quali sono le risorse che usate di più, quali sono le difficoltà che incontrate o che incontrano i vostri studenti, di modo che possiamo costruire qualcosa che sia veramente adatto, che serva a risolvere i problemi reali. Entrando in BiblioLearning trovate la presentazione, quindi come è organizzata, come è fatta, ma adesso ci sono io quindi la saltiamo perché ve lo illustro io come è fatta, e vediamo la parte più importante, cioè che qui nel box in alto a destra c'è il menu per muoversi da una sezione all'altra. L'indice delle sezioni corrisponde ai percorsi ideali di una ricerca bibliografica. Per cui ci saranno delle sezioni comuni a tutte le discipline. Inizia la tua ricerca e recupera i documenti e scopri gli studenti di ricerca multidisciplinari. Quindi un primo orientamento e come funzionano le banche dati multidisciplinari. Comune a tutte le discipline c'è anche la penultima parte. Valuta, organizza e usa i documenti. Quindi la citazione bibliografica e la valutazione dei documenti. In mezzo ci sono tutti gli aspetti specifici delle singole discipline. Quindi abbiamo l'area economico-statistica, giuridica, medica, psicologica, scienza della formazione, scienza sociologica, tutte quelle che ci sono in università. Come tutorial ce ne sono diversi tipi, come vi dicevo. Alcuni li abbiamo creati e pensati noi, ad esempio come questo di come mi procuro i libri e gli articoli, in cui abbiamo cercato di raccogliere tutte le domande, le perplessità a cui si trova di fronte uno studente o comunque un visitatore alle prime armi della biblioteca. Ho bisogno di libri, sono su carta, sono elettronici, che cosa devo cercare, ma è un libro, una rivista, insomma è proprio un tutorial base per cominciare ad orientarsi nella ricerca di fonti molto semplici. Per tornare indietro uso questo menu a briciola di fame e di pane in alto, l'ora si fa tardi è la cosa. Quindi rientro dove ero prima con inizia la tua ricerca e recupera i documenti.
Sempre in questa sezione trovate la nostra ultima fatica, anzi in particolare la fatica di Laura Colombo, la nostra collega che ha prodotto questo tutorial sugli ebook della biblioteca. Questo qui potete trovare a vari livelli tutto quello che può interessarvi appunto sugli ebook. Avete una prima parte, un primo livello, molto generale, molto introduttivo, in cui vedete che cosa sono gli ebook e in particolare qual è l'offerta degli ebook, sempre come presentazione, nella nostra biblioteca e le funzioni proprio di base. Dopodiché, sempre con il menu qui sulla destra, potete guardare tra tutte le piattaforme che avete visto esistere di ebook a vostra disposizione, potete vedere quali sono quelle più adatte per la vostra area, ad esempio per l'area medica. Qui sono indicate quindi tra tutte le piattaforme di ebook quali sono quelle più efficaci per una ricerca in campo medico. Ci sono dei consigli particolari per la ricerca in questo campo, dopodiché se andando sulle piattaforme trovate qualche difficoltà, ci sono c'è un ulteriore livello in cui vi spiega esattamente quali sono le funzioni di quella piattaforma di ebook. Questo tipo di tutorial funziona che ha una breve sintesi scritta, riassuntiva, si accompagna sempre un filmato più ampio dove potete vedere simulata tutte le funzioni che spieghiamo. Quindi potete vedere... Benvenuti nella Guida all'ebook Collection di EBSCO, della Biblioteca di Ateneo dell'Università di Milano Bicocca. Su questo tutorial ci abbiamo lavorato tanto, confesso che anche noi bibliotecari in questo periodo di transizione in cui le piattaforme si moltiplicano, a volte ritorniamo anche noi per vedere bene quali sono le funzioni che ci siamo un po' persi per strada. Quindi dicevo, questi li abbiamo fatti noi in base alla nostra esperienza. In altri casi invece, come ad esempio nella sezione Valuta, organizza e usa i documenti, questo tutorial su valutare le informazioni, è un filmato, un'audioguida, sempre del... Benvenuti nella guida. Ci sarà, qui troverete, l'abbiamo fatto su richiesta in occasione di un seminario con il corso di laurea triennale in comunicazione e psicologia, in cui ci avevano chiesto di fare qualcosa sul plagio, valutazione quindi dei documenti trovati in internet e in particolare come evitare il pericolo di plagio attraverso le citazioni bibliografiche. Un problema in quel caso abbastanza sentito. Nella sezione Valuta, organizza e usa i documenti, ha lavorato troppo questo browser, è un po' sovraccarico, trovate anche un bigino sulle citazioni bibliografiche, appunto sugli stili principali di citazione bibliografica, come farli, che è questo qui, un ebook, e un tutorial su EndNote Web, che è il reference manager, cioè il software per la gestione delle citazioni bibliografiche che avete a disposizione attraverso la biblioteca, che però in questo caso stiamo lavorando proprio adesso a un altro tutorial che non sarà soltanto su EndNote Web, ma sui principali reference manager. Per cui se avete pazienza circa un mesetto, vedrete con la prossima newsletter o con quella successiva, vedrete appunto comparire un tutorial che ci viene chiesto da più parti, per cui spero che sarà apprezzato.
Per quanto riguarda invece le aree disciplinari, il loro popolamento, cioè come le stiamo riempendo, varia da disciplina a disciplina, perché differenti appunto sono le varie discipline. Ad esempio, le prime che abbiamo riempito, per cui abbiamo costruito dei tutorial ad hoc, sono l'area medica e l'area psicologica. Perché in queste discipline abbiamo tantissime richieste di aiuto da parte degli studenti. Per questo motivo, appunto, abbiamo cercato di produrre qualcosa che fosse disponibile per più persone. Cioè, i singoli bibliotecari non ce la facevano più a rispondere appunto a tutti, ovviamente, perché gli studenti diventano sempre di più. E quindi abbiamo cercato di moltiplicarci creando questi tutorial. Ad esempio, in particolare, c'è questa guida a PsycInfo che, visto che in psicologia ben più di metà delle richieste è esaudibile facendo vedere come funziona questa banca dati bibliografica, questo tutorial ha semplificato appunto la vita a molti. E anche qua viene illustrato passo passo tutte le funzioni di questa banca dati, con anche, ad esempio, alla fine un esempio di ricerca su come fare. In ogni area disciplinare, come dicevo, c'è un forum a cui poter chiedere aiuto alla bibliotecaria. In questo caso, ad esempio, la studentessa aveva una domanda molto specifica su una citazione bibliografica, il tutorial non arrivava a quel livello di dettaglio, per cui ha fatto un passo successivo. Bibliolearning, anzi l'e-learning in generale, è nuovo, ha un annetto di vita, per cui è in corso di, cioè, sta crescendo. E anche i forum, non è ancora così diffusa l'abitudine di usarli. Però se voi volete consigliarli appunto ai vostri studenti, potete tranquillamente dir loro di usarli appunto per parlare con noi e per avere un orientamento. Per altre aree, ad esempio come l'area sociologica o l'area di scienze, che adesso vedremo, abbiamo messo dei tutorial sulle banche dati più diffuse, più utilizzate in queste discipline. In questo caso non abbiamo costruito qualcosa noi, ma abbiamo utilizzato i tutorial ufficiali delle banche dati, perché già erano completissimi, cioè era quasi un doppiare il lavoro fare qualcosa che era stato già fatto così bene. Ci piacerebbe però aggiungere qualcosa di più personalizzato, magari sulla scelta, non so. Il nostro problema è che in alcune discipline, il feedback, la richiesta di aiuto da parte degli studenti non è così alta. Ci dicono le bibliotecarie, le colleghe che si occupano di queste aree, che probabilmente è anche perché molti professori all'interno dei propri corsi spiegano direttamente loro quali sono le banche dati più adatte per quella disciplina e come funzionano. Per cui probabilmente è anche per quello che noi non abbiamo questo, che ci saltano un po', diciamo, no? che usano direttamente le banche dati. Va benissimo, però se come professori volete sgravarvi magari di parte della didattica e dirci di che cosa avete bisogno, noi ve lo facciamo volentieri. Ad esempio, per l'area giuridica ci rendiamo conto che uno dei problemi più frequenti che si incontrano è orientarsi tra le riviste di diritto.
le riviste cartacee, le riviste elettroniche, ma non tutte le riviste elettroniche sono sulla stessa piattaforma. Allora, per questo motivo abbiamo creato un tutorial ad hoc che serve pronto, appunto, semplicemente ad orientarsi su dove sono e come fare a consultare le riviste di diritto. Per cui, anche qui, diteci di che cosa avete bisogno e noi cercheremo di orientare le nostre energie per risolvere quel problema. Questo quindi abbiamo visto la piattaforma BiblioLearning per l'autoformazione. Ho qualche dubbio, ne voglio sapere di più, vado nella piattaforma, guardo, leggo e se ho qualche dubbio mi rivolgo ai forum. Come vi dicevo, accanto a questi organizziamo però anche dei seminari specifici per gruppi di specifici studenti. Dalla sezione Cedi i corsi potete vedere quelli che sono stati già organizzati. Ad esempio, i corsi sulla ricerca bibliografica per gli studenti di infermieristica. Perché abbiamo scelto gli studenti di infermieristica? Sono stati un po' il primo gruppo perché andavano molto bene, nel senso che tradizionalmente i tutor di infermieristica, ve lo potrà confermare Laura che è appunto della sede di medicina, chiedevano alla biblioteca di organizzare dei seminari obbligatori sulla ricerca bibliografica per i loro studenti. Studenti che però erano in sedi distaccate, ad esempio Sondrio, per cui dovevano tutte le volte venire nelle nostre sedi. Quindi gli studenti di Sondrio sono stati i primi per cui noi abbiamo costruito questo seminario che riguardava gli stessi contenuti dei corsi in presenza, però venivano erogati appunto online. Quindi questo è il seminario tipo per gli studenti di infermieristica, cioè l'introduzione. Poi il programma naturalmente e gli obiettivi, le competenze da trasmettere a questi studenti sono concordati con i docenti di questo corso di laurea. Quindi in base al programma abbiamo prodotto delle lezioni e delle dispense sui diversi aspetti. Abbiamo elaborato anche delle attività che servissero per far comprendere meglio e per far assorbire meglio i concetti che volevamo passare. E infine c'è anche un quiz di valutazione per capire se queste competenze erano passate oppure meno. Il tutto è coordinato da un tutor, un bibliotecario tutor, attraverso il forum di questo singolo seminario. La prima esperienza è stata la prima in assoluto, quindi 2 anni fa, è andata molto bene e quindi quest'anno abbiamo ripetuto con tutte le sedi distaccate di infermieristica. Abbiamo calcolato che per svolgere tutte le attività, vedere le dispense, interagire sul forum, fare i compiti e tutto quanto, ci vogliono 5 ore, che è più o meno l'equivalente del corso in presenza. Soltanto che non sono obbligati a farlo in un periodo specifico, in una mattina, ma hanno una settimana di tempo per diluire questo tempo, queste attività. Altre esperienze che abbiamo fatto possono essere quella di, sempre con il corso di laurea di triennale di comunicazione e psicologia, dove lì hanno fatto un laboratorio finale obbligatorio per tutti i tesisti. Chi chiede la tesi deve per forza iscriversi e frequentare questo laboratorio finale. Organizzato in diversi moduli, ci sono quali sono i problemi e le procedure amministrative per richiedere la tesi, come si imposta una tesi, come si trattano i contenuti e ci hanno chiesto di curare un modulo sulla ricerca bibliografica. Quindi ci sono dei moduli tenuti dai docenti sui contenuti, cioè sugli aspetti contenutistici e sono in presenza.
e un modulo che abbiamo scelto di fare online in e-learning sulla ricerca bibliografica curato dalla biblioteca. Oppure c'è stato un seminario per i dottorandi di psicologia, strutturato più o meno come quello di infermieristica. Ovviamente qui cambiano i contenuti, che sono a un livello molto più approfondito, e la durata, quindi non erano più 5 ore ma erano 15 ore, e invece che avere una settimana di tempo avevano un mese di tempo in cui svolgere tutte le attività. Infine preparando il seminario in e-learning per la scuola unica di dottorato, che verrà erogato a fine maggio e che riguarderà le competenze comuni a tutte le discipline, quindi come gestire una ricerca bibliografica dal punto di vista dell'uso degli alert in generale, oppure i reference manager, insomma tutte quelle competenze che non riguardano che non sono tipiche di una disciplina. Quindi anche voi, se come docenti siete interessati a trasmettere qualche competenza in particolare ai vostri studenti, potete chiederci se non volete occuparvene di persona, o se comunque volete approfittare del fatto che già esiste qualcosa, potete chiederci di creare qualcosa o di adattare qualche cosa. L'ultima cosa che vi volevo far vedere era per chi appunto già usa la piattaforma di learning per i propri corsi, o perché ha deciso di erogarli tutti in e-learning, o perché ha deciso di mettere qualche approfondimento utilizzando appunto questa pagina, la possibilità di integrare le risorse della biblioteca. Vi farò vedere una sezione che ho preparato ad hoc, una sezione di esempio, perché naturalmente i corsi sono... abbiamo già collaborato con alcuni docenti che facevano queste cose, però per non portarvi nelle loro pagine, che sono private, vi ho fatto una pagina di esempio. Ecco. Ammettendo che questa possa essere una pagina qualsiasi con tutti i contenuti disciplinari, una ipotesi su cui stiamo lavorando anche con i colleghi informatici è quella di creare un box a lato con i link utili alla biblioteca. Possono essere o link direttamente a risorse, il link al catalogo online, il link a Metabib, oppure link a tutorial particolari che possono essere utili in quel caso. Ad esempio, se si tratta di ragazzi ai primi anni, il tutorial su come cercare libri e articoli, che abbiamo visto essere quello un po' introduttivo, un po' di orientamento, potrebbe andare bene. Poi c'è il link invece direttamente a Bibli Learning se uno vuole approfondire, o anche il link diretto al forum per poter parlare col bibliotecario. Quello su cui stiamo lavorando con i colleghi informatici è perché questo sia un box di default, cioè che possa essere scelto dal docente nella fase di costruzione del corso, aggiunto se lo vuole, però in caso di esigenze specifiche, cioè se volete cambiare qualche cosa, è semplicissimo, per cui basta che ci contattiate, anche qui si possono cambiare i link, si possono cambiare tutte le cose. Un'altra cosa su cui stiamo lavorando è di inglobare nella pagina dell'e-learning direttamente la ricerca nelle nostre risorse elettroniche. Quindi in questo caso abbiamo creato un box che cerca nei pacchetti di riviste elettroniche Wiley, JSTOR ed Elsevier, ma potrebbe essere nell'OPAC, oppure potrebbe essere su altri tipi di... su un'altra banca dati o su altri tipi di riviste, a seconda di quello di cui si ha bisogno. E quello che avviene è appunto che lancia la ricerca in un'altra finestra e poi da qui avete visto prima come funziona. Naturalmente a livello base c'è sempre il fatto che
se per i vostri corsi utilizzate delle risorse elettroniche, cioè degli ebook o degli journals come letture obbligatorie o consigliate, ovviamente potete inserire, anzi è preferibile che inseriate direttamente il link alla risorsa elettronica, di modo che lo studente direttamente nella stessa pagina clicca sulla, ad esempio questo qui era un ebook, Fukushima and Beyond,